Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti sulle 9:03 minuti di venerdì 23 agosto 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene, sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Cari amici, oggi il pensiero che vorrei darvi riguarda la fede, perché non c'è dubbio che la Madonna ci abbia esortato ad avere una fede forte e salda. Quante volte l'ha ripetuto? Una fede forte e salda che si costruisce giorno per giorno attraverso la preghiera e l'unione con Dio, ovviamente. E poi però un punto che bisogna mettere a fuoco è che la fede deve essere completa, cioè deve riguardare tutte le verità della fede che il Signore ha rivelato. Quindi, quando si parla di fede forte e salda, si parla della fede soggettiva, cioè quella che deve essere la nostra adesione a ciò che Dio ci rivela, e quindi noi dobbiamo aprire il cuore e per credere fermamente, come dice il credo, l'atto di fede che fa proprio riferimento al credere fermamente, no? Cioè senza dubbi, fidandoci di Dio, fidandoci della sua parola. Quando si parla di fede completa, cari amici, si intendono tutte quelle verità della fede che Dio ha rivelato, non soltanto di alcuni dogmi, ma di tutte le verità della fede che Dio ha rivelato e che la Santa Chiesa ci insegna nel corso dei millenni, cari amici. Cioè, dobbiamo evitare la tentazione, una tentazione vera e propria, è una tentazione che viene dal demonio, è quella di selezionare le verità della fede secondo i nostri criteri, che poi sono criteri umani. Per cui io del cristianesimo prendo alcuni valori morali e poi oppure qualche verità di fede, ma tutto il resto che non piace a me personalmente come soggetto, oppure ritengo che sia superato o che il tempo in cui viviamo lo proclama come superato, come fa il modernismo d'altra parte, è chiaro che in questo modo si colpisce la fede, si ferisce la fede e quindi si rischia di naufragare nella fede. Già altre volte vi ho parlato di questa tematica, come sia importante, la completezza della fede. Ovviamente c'è anche una gerarchia delle verità, questo non c'è dubbio, però è come un albero. La fede è un albero che ha un tronco, delle radici, un tronco, dei rami, che ha rami piccoli, rami grossi, che poi ha i suoi frutti. Io di questo albero devo accoglierlo in tutta la sua pienezza, non posso tirar via qualche ramoscello qua e là, poi dico di essere cristiano. Adesso mi ha fatto una volta un'impressione leggere una enciclica, non mi ricordo più qual è, forse quella di Papa Pio XII sull'assunto, oppure di Pio X, non mi ricordo, forse quella di Pio IX sull'Immacolata. Mi ha fatto impressione nella lettura l'affermazione del Papa che diceva che basta negare una verità della fede per far naufragio nella fede. Quindi, oggettivamente, le verità della fede sono l'aspetto oggettivo della fede, cioè la fermezza. E la fermezza di una fede, diciamo, totale, e questa fermezza interiore è un aspetto soggettivo che bisogna chiedere a Dio, ovviamente, nella preghiera. Ma poi quello che è il panorama delle verità della fede, che noi possiamo dire sono sintetizzate nel Catechismo della Chiesa Cattolica, insomma, e che la Chiesa insegna nel suo magistero ordinario e straordinario, come sono i concili, come sono i documenti di rilievo. Allora, per questa completezza ci deve essere da parte nostra, come dire, una disponibilità ad accettare tutto ciò che Dio ha rivelato,
Cioè, tutto ciò che Dio ha rivelato per la nostra salvezza è prezioso. È chiaro che Dio non ci ha rivelato tutto. Ci ha rivelato quello che Lui ha ritenuto necessario per la nostra salvezza, però ci ha rivelato l'essenziale. Ci ha rivelato chi è Lui, Dio Santissima Trinità, il mistero dell'incarnazione, il mistero della divinità di Gesù Cristo e poi tutte quelle verità connesse alla predicazione di Cristo stesso. Alcune di queste verità sono verità, come dire, pesanti da accogliere. Sappiamo come alcune di queste verità siano state contestate e siano tuttora, non tanto oggi, cioè non tanto contestate, sono obliterate anche da chi dovrebbe predicarle. Pensiamo per esempio all'inferno, che è talmente obliterata nella predicazione che la Madonna da Fatima ad oggi ha dovuto intervenire più volte per ricordarci che l'inferno c'è e che ci va un gran numero di anime. Quindi quello di selezionare la fede secondo i miei comodi o dei miei gusti è un atteggiamento sbagliato ed è un atteggiamento gravemente peccaminoso. È, diciamo così, ancora più grave se poi sono dei ministri di Dio che fanno questo, per esempio lo possono fare obliterando completamente alcune verità della fede, come per esempio non segnalare alcuni gravi peccati o passarci sopra o come dire giustificare addirittura, inutile che stia a fare, diciamo, gli elenchi. Come pure, cari amici, questo per quanto riguarda la morale. Poi per quanto riguarda la fede, sappiamo come sull'aldilà si parla a ruota libera ormai, su Gesù Cristo ormai anche apertamente, si mette in dubbio la verità, ma l'ha detto anche Benedetto XVI, nella prefazione al suo capolavoro assoluto, Gesù di Nazareth. Benedetto XVI ha detto che anche nella Chiesa incomincia a scritolarsi, nella Chiesa si sente dire questo o quel teologo, questo, ci sono anche nella Chiesa gli opinionisti, per così dire, o i teologi, o diciamo quelli che insegnano a ruota libera, ma che scritolano il fondamento della fede, che è la divinità di Gesù Cristo. Quindi, cari amici, tutto questo obliterà le verità della fede, e minimizzarle, e sgretolarle o addirittura negarle sono peccati gravi contro la fede, e ce ne sono tanti oggi. Anche vi ho segnalato ieri la Maria Regina, vi ho segnalato anche questa tendenza protestante a minimizzare la Madonna, quasi aver paura che la Madonna ci rubi Gesù Cristo, ma sono atteggiamenti incompatibili col credo cattolico e con l'insegnamento della Chiesa, soprattutto, che ha tappezzato l'anno liturgico di feste mariane, per così dire, perché la liturgia poi è la vera vita della Chiesa, insomma, nella liturgia si manifesta la fede della Chiesa. Quindi noi siamo chiamati a fare un esame di coscienza, proprio sulla mia fede. Controlli la fede in due aspetti: l'aspetto soggettivo, che è la fermezza, e la sincerità di adesione e la disponibilità a accettare tutto ciò che Cristo ha rivelato e che la Chiesa ci insegna a credere. Questo è l'aspetto soggettivo della fede che dobbiamo coltivare soprattutto con la preghiera, l'adesione e soprattutto all'adesione della preghiera della Chiesa, perché la liturgia è la grande palestra dove la Chiesa ci somministra la fede cattolica. Se noi stessimo attenti per esempio alle preghiere della Chiesa nella liturgia, alle orazioni, ai prefazzi, alle letture, alla stessa struttura della Chiesa, della preghiera, la grande preghiera eucaristica, ci sono tutte le verità della fede approfondite in un modo straordinario, perfino commovente. E noi purtroppo non andiamo più alla messa, molti di noi non vanno più alla messa, o se vanno vanno distrattamente, mancano di questa formazione che la liturgia dà alla nostra fede e alla completezza della nostra fede. Comunque,
Noi dovevamo farci anche un esame sul piano oggettivo, cioè c'è qualche verità della fede che mi fa comodo, che mi fa scomodo, e quindi la elimino, e quindi la emargino, e quindi non ne parlo. Questo è particolarmente grave per quanto riguarda i sacerdoti. La Madonna l'ha detto in un messaggio drammatico, direi, proprio del 2 del mese a Miriana, quando la Madonna ha detto, rivolgendosi a suo figlio: figlio mio, ci sono quelli che negano perfino la tua divinità, ve lo dico con mie parole. Parlavo dei miei figli che nascondono le verità della fede, che le nascondono o le negano. Proprio quelli che devono testimoniare con molta chiarezza. Poi anche non parlarne mai, il fare, diciamo, come dire, quando commentiamo il Vangelo tutte le cose scomode le mettiamo da parte, poi magari parliamo di stupidaggini. Ma questo non è possibile. Guardate come parla chiaro Gesù Cristo. Guardate come le dice tutte chiare, una dopo l'altra. Guardate quello che ha detto sull'adulterio, per esempio. All'inizio non era così, per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha dato l'adulterio, ma sappiate che chi sposa uno che è sposato, ripudia sua moglie e ne sposa un altro, commette adulterio. Questo vale per l'uomo, vale anche per la donna, in ambito cristiano. Cioè, le cose vanno chiamate con il loro nome e cognome, come le chiama Dio. Cioè, uno dei nostri compiti fondamentali, di noi sacerdoti, è quello. E quando c'è la verità della fede nella loro purezza, e anche laddove noi non capiamo, perché la fede è una grande luce, ma nel medesimo tempo è anche oscura. C'è un bel messaggio della Madonna al riguardo, quando ha detto: guardate che alcune verità della fede non le capite adesso, ma quando sarete davanti al Padre Celeste capirete tutto. Quindi, cari amici, facciamo un esame di coscienza sulla fermezza della nostra fede, da una parte, quindi a livello proprio di quella fermezza che è necessaria oggi per una testimonianza efficace, perché se siamo canne sbattute dal vento, la gente neanche ci prende in considerazione. C'è un prete che ha i dubbi di fede, che non sa neanche lui cosa dire, o che li manifesta addirittura cosa devono fare le pecorelle, che c'è con il pastore che li guidi sulla retta via. Poi non parliamo di quando addirittura si esce fuori dal dogma cattolico e si nega l'unicità del cristianesimo, l'unicità della divina rivelazione, come se tutte le religioni fossero uguali, qua si nega addirittura la divinità di Gesù Cristo, ormai ci si mondanizza. Cioè, quelli che si mondanizzano diventano sale scipito, che è buono solo per essere buttato via. Questi sono esempi di coscienza che dobbiamo fare, perché nel tempo dei segreti, che ormai cresce questo tempo dei segreti nella società, il tempo dei segreti avrà come prova principale, come prova principe, proprio questa, la solidità della fede, la scelta della fede. O per Cristo o per Belial, cioè il diavolo, l'idolatria. Quindi, cari amici, facciamo un esame di coscienza e mettiamoci nella disposizione anche di chiedere a Dio questa grazia. Io la chiedo quasi tutti i giorni, vi confesso, di professare la fede completa, senza paura, senza negare nulla, senza scoprire, senza nascondere nulla, ma dire tutto quello che va detto con parresia, cari amici. Questo lo possiamo e lo dobbiamo fare tutti. Bene, carissimi, questo dunque era il primo pensiero di oggi, un pensiero spirituale. Adesso, cari amici, voglio fare entriamo nell'arena quotidiana, diciamo. Non mi tiro indietro quando c'è da dare un parere, poi i pareri sono pareri. Adesso qui, quando ho parlato di religione, non metto un parere, ho detto quel che va detto, perché questo è insegnamento cattolico, quello che vi ho detto. Cioè, la fede deve essere ferma e completa, non c'è dubbio. Adesso entriamo nell'arone
quotidiano, perché comunque è all'interno della storia che Dio scrive la sua storia, che poi è la storia della salvezza. E quindi in questo momento qui siamo interessati agli Stati Uniti, perché a novembre gli Stati Uniti devono scegliere il presidente, una scelta importante. È un paese importantissimo. Io personalmente non sono mai stato negli Stati Uniti, però insomma ho letto, leggo, quindi poi non c'è bisogno di stare in un paese, ormai il mondo lo si può conoscere in tanti modi, però ho degli Stati Uniti un'opinione molto elevata, cioè sono un grandissimo paese, uno per capire certe cose deve conoscere la storia, insomma, quindi conoscendo la storia umana, insomma, è anche in grado di valutare le grandezze e le miserie di un paese. Sono sicuramente un grandissimo paese con le sue miserie, non c'è dubbio. Sono un paese che in questo momento è in grande pericolo a causa di una guerra civile che potrebbe scoppiare. Già in passato c'è stata, non dimentichiamolo. Comunque verso una guerra civile strisciante su cui gli americani dovrebbero riflettere per evitarla. È un paese che ha grandissime responsabilità politiche del mondo per il suo peso economico e militare che ha nel mondo, è chiaro che è importantissimo. Quindi le elezioni prossime degli Stati Uniti sono un test di primaria grandezza, di cui dobbiamo interessarci, anche perché poi Dio la storia la scrive attraverso gli uomini, insomma. Allora, io purtroppo non ho seguito molto la convenzione repubblicana, perché l'ho fatta per scontata, insomma, vabbè, comunque non l'ho seguita molto, però ho approfondito alcuni personaggi che mi interessavano, specialmente il vicepresidente, che era una figura nuova. Però comunque mi è sembrato un congresso, quello dei repubblicani, serio, perché comunque si è occupato di economia e si è occupato di politica estera. La convenzione democratica mi ha scandalizzato, cioè mi ha rattristato. Mi ha rattristato per la figura. Io l'ho letta, cioè la convenzione americana l'ho seguita attraverso i giornali, perché comunque i giornali sono meglio della televisione, perché i giornali comunque, c'è anche i giornalisti che scrivono articoli lunghi, analisi, quindi sono forme di informazione comunque più pertinente. Insomma, lo spettacolo che mi ha dato la lettura di giornali, lettura del Corriere, lettura di Repubblica, lettura del Venire, insomma, e del Foglio, io mi ispiro a 5-6 giornali, non vado a tirarli fuori tutti se non finisco più. Ma mi ha dato un sentimento di tristezza, cioè vedere una pagliacciata che secondo me, per noi siamo europei, siamo diversi dagli americani. Gli americani sono molto più semplici, a volte sono sempliciotti, però quando fanno la guerra fanno sul serio, questo è l'americano. Quando cercano soldi fanno sul serio, quindi. Però insomma, vedere un convegno con qualunque partito come quello democratico americano, che è un grande partito comunque, è un punto fondamentale, insomma, insieme ai repubblicani decidono la storia degli Stati Uniti. Cioè vederlo ridotto a una pagliacciata, una kermesse, non so come chiamarlo, a una fiera, a una esibizione sciocca, vuota, senza contenuti, senza discorsi, senza riflessioni, mi ha scandalizzato, mi ha addolorato. Gli Stati Uniti non meritavano e non meritano una cosa di questo genere. Non so se il Partito Democratico vincerà, nonostante che abbia raccolto miliardi e miliardi di dollari per vincere, non lo so, perché credo che il popolo americano sia serio, cioè voglio dire, basti dire che il programma americano, il programma della presidentessa
futura, se diventerà, se verrà eletta, che è Kamala Harris. E cioè lei ha detto che lei è la gioia, lei punta sulla gioia, la sua presidenza sarà quella della gioia. Kamala è la gioia, cioè abbiate pazienza. Io ho letto almeno una decina di articoli in questi 4 anni su Kamala, ma sui giornaloni li ho letti, che dicono che Kamala stava sempre chiusa in una sua stanzetta, là nel suo, parlava mai con nessuno, era sempre arrabbiata, era incomunicabile, era uno, no, insomma, è quello che ho letto, che hanno pubblicato i giornali, insomma. Improvvisamente è diventata la gioia, improvvisamente, come ha notato anche Trump, è ringiovanita di 40 anni. Cioè è diventata, non so come dire, la donna più bella del mondo, più saggia del mondo, più forte del mondo, più intelligente del mondo. Cioè, abbiate pazienza, ma magari la Camera farà anche bene, io non lo escludo, perché non si sa mai. E a volte c'è gente che tira fuori quello che non ha tirato fuori prima, quindi potrebbe anche essere una brava presidente, perché no? Ma come l'ha messa giù non mi è piaciuto, non è una cosa seria. Cioè non si può fare un... parlo ai nostri amici americani in questo momento che mi stanno ascoltando. Non si può fare una convention, scusate, con 2 guerre in atto che sono il preludio di una guerra mondiale. Una è quella in Europa, l'altra è quella in Medio Oriente, e non parlarne, fa finta che non ci siano. Il mondo è a rischio di una guerra nucleare che distrugge il mondo, non si è fatto nessun cenno. Ma non si può fare una cosa di questo genere, scusate, allora quando governate di cosa fate? Io ieri vi ho detto tutto il mio sconcerto, soprattutto perché ambedue, sia la Kamala sia l'altro Waltz, il vicepresidente, se vincerà le elezioni, sono tutte e due orientati a un programma molto preciso, e cioè l'aborto e il matrimonio gay. Quello che interessa loro è questo, scusate, non c'è altro, non c'è la fame nel mondo, non c'è la pace nel mondo, non c'è la giustizia nel mondo. Non vi dico di parlare di eternità, parlate dei problemi di questo mondo, ma che sono seri. Mai l'umanità è stata a rischio di autodistruzione come adesso, se ne parli. È come se la Palestina e l'Ucraina non esistessero. Cioè, io pensavo di esagerare, ma poi ho preso forza proprio di un articolo del Corriere che non mi aspettavo che lo pubblicasse, invece l'ha pubblicato. Poi i giornaloni sono stati costretti a seguire questo andazzo, perfino il buon Rampini, Federico Rampini, che è bravissimo e che ha cercato di mostrare che la convention democratica era una cosa seria. Poi anche lui ha dovuto cedere, di serio c'è poco o niente. Quindi anche i giornalisti di valore sono rimasti spiazzati. Stamattina trovo sul Corriere un articolo di Paolo Giordano, che è un po' difficile da leggere perché è una prosa particolare, ma che veramente dà bastonate ben meritate alla convention. Cioè a Chicago, dove c'è la convention, ha scritto Paolo Giordano: il mondo e i suoi problemi restano totalmente fuori da una convention che deve presentare il suo candidato alla presidenza e il candidato alla vicepresidenza. Per cui noi non sappiamo cosa pensa la Camera e cosa pensa l'altro Waltz sui problemi principali del mondo, sulla politica estera, ma anche sulla politica interna. Non si è parlato di immigrazione, non si è parlato di guerra civile possibile, non si è parlato di una pacificazione dell'America. Si è detto che negli Stati Uniti la libertà è in crisi ed è in pericolo perché esiste Trump, ma Trump ha fatto 4 anni di... Io non sono un trumpista, non è che corra dietro a Trump, però insomma ha fatto 4 anni di presidenza, che se non avesse avuto il Covid che gli ha scombinato le elezioni l'avrebbe tranquillamente vinta anche il secondo round. Quindi sì, può darsi che abbia fatto cose che non andavano fatte, e alla fine della presidenza quello
A mio parere sono state cose non belle sicuramente, e a Capitol Hill, però insomma non c'è solo quello, c'è anche quello che ha fatto di bene, di buono. Allora, per loro, per gli Stati Uniti, il pericolo è Trump, cioè per i democratici il pericolo è Trump, non c'è il pericolo Putin, non c'è il pericolo Xi, non ci sono altri pericoli nel mondo, il pericolo è Trump. Allora di questo passo si va verso la guerra civile. Scusate se ho detto quello che è frutto anche da parte mia, è un po' uno sfogo, mi ha rattristato vedere un grandissimo paese come gli Stati Uniti che fa una, si prepara alle elezioni in un modo molto leggero, molto sciocco. Prima povero Trump, e poi non becca una cannonata in testa. Cioè, abbiate pazienza, adesso arriva l'arte che è la gioia, basta guardare che uno è pieno di gioia, insomma, siamo al ridicolo, quindi riflettete, figlioli, eh? Allora, questo articolo di Paolo Giordano, non mi ricordo se l'ho pubblicato sul blog o no, certamente l'ho pubblicato sul sito dove ci sono i giornali scelti, c'è questo qui che critica soprattutto il fatto che non si sono toccati i problemi di politica internazionale, ma neanche i problemi veri degli Stati Uniti alla fin fine. Ok, questo dunque era quello che volevo dire, avendo già anticipato ieri la miseria di una di un programma come quello che la Camera ha indicato, che per lei il problema più grosso da affrontare era quello dell'aborto. Cioè bisogna, in questo paese bisogna, per loro aborto vuol dire fino al nono mese, capì? Aborto libero fino al nono mese, questo vuol dire aborto quando la pronuncia la parola Camera, quando è Camera a pronunciare questa parola, ma anche l'altro, peggio ancora l'altro. Adesso dico che bisogna spostare la Camera al centro, perché sennò per dei voti, ma non so, guardate. Lì tutto è spettacolo. Per fortuna che ci sono minoranze cristiane serie, c'è anche una radio media ben radicata negli Stati Uniti, mi complimento con tutti gli operatori a domaria che stanno lavorando sodo negli Stati Uniti, ma cattolici e protestanti seri, bisogna anche i protestanti seri si facciano avanti. Perché questo paese credo che abbia grandi responsabilità nel mondo, anche nei progetti della Madonna, perché chi ferma le due dittature anticristiane, anticattoliche fra l'altro, antiumane diciamo, di Putin e di Xi Jinping, se non gli Stati Uniti, nessun altro se non loro. Non facciamoci illusioni che sull'Europa basta un soffio che tutti i brilli cascano per terra. Bene, questo è quello che volevo dirvi. Poi la cosa che l'altro argomento che volevo toccare è l'articolo giustamente messo in prima pagina da Avvenire, che ci dice anche qui la miseria di una certa politica, qui è la politica di sinistra proprio, è la politica dei dittatori di sinistra dell'America Latina, che è una pagliacciata, più pagliacciata di questo non esiste. Parlo quella che c'è in Nicaragua e quella che c'è in Venezuela. Ora, in Venezuela ci sono state le elezioni, ha vinto il partito di opposizione, poi sapete quando un dittatore come Ortega prepara le elezioni, potete immaginare cosa preparano. Se non mi ricordo più se Maduro o Ortega, vabbè, sono interscambiabili d'altra parte. Dunque, in pratica prepara le elezioni, in Venezuela vince il partito di opposizione col 20% in più dei voti, vince col 20% in più dei voti secondo dati e secondo diciamo molti osservatori internazionali, fra cui alcuni credibilissimi come per esempio Lula del Brasile, perché essendo amico del regime di Ortega o di Maduro, che è quel che è, ha in qualche modo però appoggiato
la vittoria dell'opposizione che è stata negata, cioè perché Maduro ha affermato che il 51% l'aveva preso lui, quindi sta lì a comandare. Questo per quanto riguarda il Venezuela. Il Nicaragua ha una dittatura, dunque c'è Maduro in Venezuela e c'è Ortega in Nicaragua, se non vado errato. Dunque Ortega in Nicaragua cosa ha fatto? Era rimasta accesa Radio Maria come unica radio cattolica, hanno reinventati dei motivi per chiuderla e l'hanno chiusa, l'hanno praticamente cancellata, insomma, come se non ci fosse più. Poi i conti li faremo quando è il momento giusto. I conti li faremo come è il momento giusto, perché la Madonna non si lascia pestare i piedi. E dunque, adesso sapete cosa ha fatto? Adesso, non sapendo più come estinguere la religione, come distruggerla del tutto, farla scomparire quella cattolica, dopo aver messo un sacco, una decina di preti in prigione, cosa sta facendo Ortega? Ha messo la tassa sulle elemosine, sulle donazioni. A meno che non siano donazioni fatte a lui, quelle non sono tassate. Questa dunque era la notizia che volevo darvi per dire, cari amici, le dittature sono queste e le dittature di sinistra sono queste. Questi sono fatti, questi sono personaggi, queste sono cose che possiamo controllare ogni giorno anche noi. Vediamo brevemente questa notizia proprio da Avvenire, che scrive: il dittatore è proprio Ortega, quello del Nicaragua. Il dittatore ha fatto modificare la legge fiscale che esentava le chiese e gli enti religiosi, e quindi praticamente vuole portare al fallimento le istituzioni ecclesiastiche. Il dittatore è sempre più solo nel labirinto del Nicaragua, non è solo, c'ha tanti diavoli a fianco. E toccato il fondo incomincia a scavare. Così, come parte di un'offensiva generalizzata contro la Chiesa Cattolica e le istituzioni religiose in Nicaragua, che ha abortito dall'arresto di decine di sacerdoti all'esilio imposto a religiosi e a un vescovo, il governo sandinista di Daniel Ortega ha deciso adesso di colpire anche le elemosine e le donazioni dei fedeli. La notizia l'ha resa nota il quotidiano La Prensa, vicino all'opposizione. Si tratta di una modifica della legge sulla concertazione fiscale approvata in Parlamento insieme a un pacchetto di norme che aumenta il controllo dello Stato sulle organizzazioni non governative. Per quanto riguarda il nuovo regime fiscale applicato alla Chiesa Cattolica, si tratta dell'abrogazione del paragrafo 3 dell'articolo 32 della stessa legge, un inciso che proteggeva le chiese e altre istituzioni religiose dal pagamento dell'imposta sul reddito delle attività economiche. Eliminando questa sezione, afferma uno specialista citato dalla Prensa, tutte le chiese di qualsiasi denominazione saranno soggette al regime fiscale a cui la dittatura sottopone il settore privato e ora anche le istituzioni religiose. Secondo l'esperto, la eliminazione della tutela fiscale delle chiese e delle istituzioni religiose implica anche le offerte, le elemosine e le donazioni dei fedeli che saranno soggette al pagamento dell'imposta sul reddito con aliquote comprese tra il 10 e il 30%. Il Parlamento di Managua ha risposto agli ordini della coppia regnante, cioè Ortega e sua moglie, eccetera, eccetera, eccetera. La vicepresidente moglie del dittatore, Rosario Murillo, lo ha definito il vicepresidente un atto di solidarietà, questo qui di tassare le elemosine, che rafforza la trasparenza, la certezza giuridica, il rispetto e l'armonia a favore della famiglia e della comunità in un quadro di rispetto delle leggi nazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Il 19 agosto il governo del presidente Ortega, attraverso il Ministero dell'Interno, aveva già ordinato la soppressione giuridica di 1.500 ONG, metà delle quali religiose. In totale sono oltre 5.100 le organizzazioni non governative fatte chiudere dal 2018 ad oggi dal governo di Managua.
Insomma, queste realtà come il Managua in Venezuela, con le dittature comuniste, sandiniste, chiamatelo come volete voi, sono utili a mio parere. Sono utili perché a volte anche noi in Occidente siamo stufi della democrazia. Ora che la democrazia in Occidente abbia bisogno di cure anticancro, non c'è dubbio, abbia bisogno di essere rifondati sui valori, non c'è dubbio, ma nel medesimo tempo non c'è dubbio che finché un regime democratico i cittadini hanno la forza, la capacità, se si organizzano, di cambiare le cose. Ma se il governo è democratico, la dittatura ti mette una cappa di piombo dalla quale non esci più. Quindi stiamo molto attenti. Le democrazie vanno rafforzate, vanno rifondate, vanno, come dire, fondate sui valori, vanno ringiovanite, ma fino a prova contraria sono ancora il minor male possibile per quanto riguarda la politica e la politica internazionale. Quindi, cari figlioli, non aspettate che venga Putin a far funzionare la nostra democrazia europea, perché siamo sicuri che metà di noi finiranno in Siberia, questo è poco ma sicuro, e tutti i nostri depositi bancari andranno a finire a Mosca. Non so se mi spiego. Bene, carissimi, questo era quello che volevo dirvi per quanto riguarda la persecuzione religiosa in Nicaragua. Tiriamo le conseguenze, impariamo dalla storia, impariamo dalla realtà quotidiana. C'è sempre molto da imparare dalla storia. Non per uno si è sempre detto che storia magistra vite, cioè la storia è maestra della vita. La storia bisogna conoscerla bene anche per fare del giornalismo. Se non si conosce la storia dell'umanità, non si può fare neanche del giornalismo. Bene, carissimi, detto questo, adesso volevo... come sapete, io metto sempre sul blog, prima della trasmissione, il programma della mattina, il programma che seguo, metto una scaletta, così voi potete seguirmi. Adesso la tematica che volevo affrontare con voi, di carattere, diciamo, di grande attualità, che riguarda appunto... Quando parlo di attualità parlo della presenza della Madonna a Medjugorje, della presenza della Madonna che è qui, in questa fase della storia umana, sulla sua ultima apparizione sulla Terra. E la presenza della Madonna sa indicare che Satana sta sferrando il più grande attacco che mai abbia fatto alla stessa sopravvivenza del genere umano. Cioè mai il mondo è stato sull'orlo dell'abisso come adesso. La Madonna ci ha già spiegato questo in un messaggio del 1991 a gennaio. L'anno in cui crollò il regime sovietico, la Madonna disse, ci mise in guardia dicendo che Satana vuole distruggere la nostra vita, la natura e il pianeta sul quale viviamo. Quindi questa è la realtà che la Madonna ci ha svelato. Quando la Madonna parla di Satana, poi non fa allusione alle persone o alle entità o alle entità di cui Satana si serve, perché ovviamente è pericoloso far questo, quindi tocca a noi far discernimento, cioè sapendo che comunque il burattinaio è Satana, poi identificare i vari burattini tocca al nostro discernimento, insomma questo non c'è dubbio. Allora, il solo fatto che la Madonna sia apparsa a Medjugorje la prima apparizione il 24 giugno 1991 con una corona di 12 stelle. Noi ci chiediamo chi sia il drago, perché questa è un'immagine biblica del capitolo 12 dell'Apocalisse, chi sia il drago, e ovviamente il drago è Satana che si serve dei suoi, cioè delle due bestie, che sono il potere umano assoluto e la falsa religione, si serve delle due bestie per attaccare il cielo, attaccare l'opera della creazione, della redenzione e attaccare la Chiesa di cui la Madonna è madre, perché quella donna in coronaio di 12 stelle è la Madonna, ma
anche la Chiesa nel medesimo tempo del cielo e della terra, insomma. Allora, non c'è dubbio, cari amici, che il fatto che la Madonna sia stata qui per così tanto tempo e che sia qui tuttora con apparizioni quotidiane, ancora oggi la Madonna apparizioni quotidiane, appare quotidianamente a tre veggenti che sono Visca, che sono Maria, che sono Ivan, e in apparizioni quotidiane dà anche i messaggi. Domenica avremo il messaggio della Regina della Pace del 25 agosto, cari amici. Questo fatto che le apparizioni si protraggono, oltre ogni aspettativa, la Madonna ha spiegato, sono le mie ultime apparizioni sulla Terra, quindi sta a indicare che questa è la battaglia decisiva. Cioè, la battaglia decisiva cosa vuol dire? È la battaglia fra lei e il drago. E con la battaglia fra lei e il drago, ma non direttamente col drago, con le due bestie che lo rappresentano, col potere umano assoluto e la falsa religione. Infatti, come dice il capitolo 13 dell'Apocalisse, in questa prima battaglia escatologica, le due bestie verranno sconfitte, la Madonna trionferà, quindi è la sua battaglia questa, contro le due bestie trionferà, le due bestie a termine dei segreti verranno gettate nello stagno di fuoco di zolfo e il mondo avrà un tempo di pace. Quindi siamo in tempi apocalittici, ma siamo dentro completamente, solamente i ciechi non lo vedono questo. Quindi sicuramente siamo di fronte a un passaggio decisivo nella storia dell'umanità, che è storia della salvezza. Il primo grande combattimento spirituale che precede il tempo della pace. Pace che significa pace degli uomini con Dio, quindi una pace divina, che poi diventa anche una pace che affratella gli uomini fra di loro e porta anche prosperità e progresso. Come ha detto la Madonna in un messaggio di un Natale, credo del 2002, ha detto: se accetterete il re della pace, questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace. Questo è un quadro che vi ho designato. Adesso, cari amici, c'è una tematica che comunque non si può lasciare fuori, a mio parere, da questo quadro che vi ho detto. È la tematica che riguarda l'Anticristo. Perché? Perché è una tematica che è troppo presente nella storia della Chiesa, a partire già dai testi biblici. Già San Giovanni parlava degli anticristi in mezzo a noi, no? Quindi poi l'Apocalisse non nomina la parola anticristo, però comunque nomina le potenze del male. L'anticristo sarebbe il rappresentante di Satana qui sulla terra, detto in parole povere, perché il vero anticristo sarebbe Satana. Però lui nel corso della storia si manifesta e nella sua attività di opposizione alla Chiesa e al cristianesimo, finché ci sarà la più grande impostura anticristica, che è quella dell'anticristo. La più grande impostura religiosa è quella dell'anticristo. Questo lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi non c'è dubbio che ci sarà nel corso della storia, prima della fine del mondo, la più grande impostura religiosa di sempre. C'è una falsa religione che ti propone la salvezza invece del cristianesimo. E questa falsa religione, che è quella dell'anticristo, cercherà di sopprimere la salvezza cristiana e quindi scatenare la più grande persecuzione della storia della Chiesa. Questo è la radice di questo insegnamento biblico. Poi c'è tutta una letteratura immensa al riguardo, e la Madonna non ha mai, che io sappia, toccato temi dell'anticristo in quanto parola, l'ha mai usata, che io sappia, neanche a Fatima, neanche a Međugorje, però di fatto ha indicato sempre Satana è il protagonista dell'apparizione di Međugorje. Insomma, detto in parole povere, noi ci chiediamo se in questa ultima presenza della Madonna per 40 anni noi possiamo dire, possiamo segnare anche l'apparizione la prima del 24 giugno 1981, la Madonna apparsa sulla montagna
a quattro di quei sei ragazzi, perché poi due, Mari e Agus, si sono aggiunti il giorno dopo. Però aveva già la corona di 12 stelle e da allora l'ha sempre portata. Quindi vuol dire che è cominciata l'epoca della lotta col drago, cioè la battaglia apocalittica di Maria. Allora, e che terminerà con il decimo segreto, col trionfo del suo cuore immacolato. Quindi noi possiamo dire, dal 24 giugno 1981, la Madonna è apparsa con le 12 stelle sulla testa, quindi è iniziata la grande battaglia anticristica, terminerà col decimo segreto, dopo il quale ci sarà un tempo di pace. Allora, la domanda che giustamente dobbiamo farci è questa: se in questo tempo ci sarà la grande impostura anticristica, cioè la più grande impostura anticristica è quella, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, dell'uomo che rifiuta la salvezza cristiana, l'umanità che si rifiuta la salvezza cristiana per affidare la salvezza a una ideologia secondo la quale sarebbe l'uomo che dà la salvezza a se stesso e quindi salva se stesso dal peccato, dal male, dalla morte. Quindi, allora, il tempo dell'anticristo dovrebbe essere questo, cioè quello che stiamo vivendo. Allora, identificare, prima ancora della persona dell'anticristo, identificare l'ideologia anticristica è il primo passo da fare, ma questo credo che l'abbiamo già fatto. Cioè, l'ideologia anticristica è quella secondo la quale l'uomo mette se stesso al posto di Dio, perché l'uomo è il salvatore di se stesso. Questa è l'ideologia anticristica, che praticamente domina il mondo, che è quella che è presente nell'Occidente, è presente in Russia, è presente in Cina, è presente dappertutto, anche in India, ovunque. I credenti sono pochissimi, i veri credenti sono pochissimi sulla terra, non sono molti, sono tutte fatte da persone semplici che non hanno potere umano. Allora, detto questo, cari amici, In che modo noi possiamo identificare le realtà anticristiche che agiscono nel mondo, cioè il potere politico e la falsa religione che agiscono nel mondo e che causeranno alla Chiesa la grande persecuzione? Questa è la domanda che rimane aperta e alla quale non è facile dare una risposta, o meglio, la risposta possiamo darla man mano che andiamo avanti, man mano che si manifesta la potenza del male e si manifestano i protagonisti del male, che magari sono gli stati, in modo tale da poter identificare col discernimento. Questo è il grande compito. Allora, questa è la tematica proprio di oggi che ha posto Davide in una lettera che mi ha scritto, citando una espressione, un'affermazione di Maria Valtorta, secondo la quale l'anticristo si manifesterà, secondo lui, Maria Valtorta avrebbe detto che l'anticristo si manifesterà adesso, cioè nel tempo dei segreti, e che quindi gli eventi dei segreti sono gli eventi con i quali la Madonna sconfiggerà l'anticristo. Vediamo allora questa lettera. E poi la lascio alle vostre riflessioni, non do una risposta per il momento, anche se ho le mie idee a riguardo su chi sia l'anticristo, però le voglio confrontare col passare del tempo per vedere cosa esce dal mondo, perché poi prima o poi si deve manifestare, no? E allora che dovremmo segnalarlo. Dunque Davide che mi scrive: caro padre Livio, le ho scritto diverse volte sostenendo che il tempo dei 10 segreti è il tempo dell'anticristo. Questa è una affermazione ben precisa. Secondo Davide, il tempo dei 10 segreti è il tempo dell'anticristo. È un'ipotesi interessante, secondo me. I 7 segreti, che seguono i 3 ammonimenti al mondo, il segno non è un vero ammonimento, ma in un certo senso lo è, insomma, ecco. Sono i primi 2 segreti di Međugorje e poi il segno è sicuramente un ammonimento al mondo,
per dire chi comanda, che è il Padre Eterno. Sono io che comando, non voi. Questo è il senso del segno. I sette segreti che seguono i tre ammonimenti al mondo sono le sette coppe dell'ira divina che molto probabilmente si manifesteranno per sancire la fine del regno dell'Anticristo e delle due bestie. Prima della realizzazione dei segreti è necessario che tutti gli uomini della terra adorino la bestia, e difatti sta accadendo questo, così come indicato in Apocalisse capitolo 13. Ecco perché, come più volte le ho scritto, mi aspetto come segno più forte ed evidente della prossimità dell'avverarsi dei segreti l'instaurarsi del regno della bestia e la falsa pace proposta dall'Anticristo, così come tanti autori della tradizione filosofico-letteraria ci hanno insegnato, giusto? Cioè, quando io dico giusto, dico sono ragionamenti su cui si può ragionare. Le riporto di seguito un ulteriore riferimento presente nell'opera di Valtortiana della venuta dell'Anticristo prima dell'era della pace. La Valtorta è quella che ha detto le cose, a mio giudizio, più interessanti sull'Anticristo. Soprattutto ne ha indicato l'epoca della manifestazione, che è quella che stiamo vivendo. Dice Gesù a Maria Valtorta, alludendo all'era della pace che vi sarà. Vediamo questo passaggio dei Quaderni del 16 novembre 1943. Scrive, è Gesù che secondo Maria Valtorta detta queste espressioni: non fate che troppo breve sia la sosta fra il tempo dell'Anticristo e il tempo di Cristo. Cioè, fra il tempo dell'Anticristo e il tempo in cui Cristo verrà nella gloria, non sarà una sosta breve, cioè il tempo della pace sarà più lungo di quanto voi pensiate. Questo vuol dire, non fate che troppo breve sia la sosta fra il tempo dell'Anticristo e il tempo di Cristo, perché se è vero che gli ultimi giorni, quelli che stiamo vivendo noi, quello dei segreti, saranno abbreviati per amore degli eletti, è anche vero che vi è necessario avere una sosta di pace per ritemprarvi all'ultima lotta satanica. Cioè la Maria Valtorta è molto precisa e determinata per dire che due sono i combattimenti spirituali: il primo è quello di Satana con le due bestie, il tempo di pace, e il secondo di Satana solo, che sarà sconfitto da Cristo. Lui dice, Gesù, io farò ribaltare la pietra dell'anto di Lucifero dopo la sconfitta della bestia e dei suoi servi. Quindi praticamente, come vi ho detto, secondo Maria Valtorta, adesso è il tempo della manifestazione dell'Anticristo con le due bestie. Ci sarà un tempo di pace che non sarà breve, e poi la battaglia finale che sarà molto rapida. E Gesù stesso farà ribaltare la pietra sull'anto di Lucifero, cioè lo chiuderà eternamente, dopo la sconfitta della bestia, cioè di Satana, e dei suoi servi. Allora, Davide così commenta: quindi Gesù fa intendere chiaramente che prima dell'era della pace, cioè adesso, quindi l'era della pace verrà dopo i segreti, quindi adesso che siamo nel tempo premonitore dei segreti, in questo tempo dovrà manifestarsi l'Anticristo. Poi dopo l'era della pace vi sarà la sua definitiva venuta, che capitolerà la storia umana. Cioè, secondo Maria Valtorta, le manifestazioni dell'Anticristo saranno due. La prima, quella di adesso, che si manifesterà attraverso le due bestie. La seconda sarà quella di Satana direttamente. Quindi, dice Davide, mi aspetto quindi che nel prossimo futuro, cioè prossimamente, anch'io ho avuto questa idea, però non mi pare che sia coerente con la realtà, però non si sa mai. Cioè, a me pare che il mondo si prepari una guerra, però può darsi che venga fuori una falsa pace, chi lo sa? Non si sa esattamente cosa può accadere. Può darsi che il mondo decida che non è il caso di fare la guerra, e l'uomo è tutto in nome del primato dell'uomo. Mi aspetto quindi che nel prossimo futuro possa scoprire la falsa pace dopo dell'Anticristo, piuttosto che la guerra nucleare, perché deve venire il regno della bestia, che per la verità si innesterebbe in un terreno ben fertile, fatto di ateismo e di nichilismo generato dall'apostasia dal Cristo. Chiaro?
la pace di tutti i potentati umani, cioè la pace, diciamo così, di Washington, Mosca, Pechino e Nuova Delhi e altre connesse, eccetera, e la pace è in nome del primato dell'uomo e del regno dell'uomo, e quindi, l'esclusione della salvezza che viene dalla Chiesa. Questo, secondo Davi, potrebbe essere uno scenario possibile. Allora io, cari amici, non ho risposto alla lettera di Davi perché è troppo complicata. Cioè, io personalmente ho le mie idee, ma seguo il metodo della verifica quotidiana. Però io ho risposto così, ho fatto un piccolo appello, ovviamente, non inviatemi lettere lunghissime o magari anche prive di contenuti. Se uno ha dei pensieri seri me li mandi pure, che io sono felice, però tenete conto che non posso passare la giornata a leggere gli email. Dunque, cari amici, chiedo a chi ha qualche idea interessante di fare un commento a questa riflessione di David, tenendo presente che effettivamente Maria Valtorta colloca il regno dell'Anticristo proprio nel tempo attuale. Grazie per la collaborazione. Questo è quello che ho scritto, questa lettera di Davide la trovate sul blog di padrelivio.it, con tante altre cose sul suo blog molto interessanti, cari amici. E cerco, adesso che state tornando dalle vacanze, diciamo così, di rimettervi in pista su cose serie, e senza perdere troppo tempo col campionato di calcio, e così potete appunto intanto valutare bene questo scritto di David che ho pubblicato sul blog, e se chi ha qualche idea buona me la mandi. Blog di padrelivio.it, se usate Google, e se usate il sito radomaria.it. Nel medesimo tempo, cari amici, vedo che questo libro che è appena uscito, che vedete qui, Međugorje, due punti, il futuro è di Dio, Maria guida il suo popolo verso un tempo di primavera, è un libro che uscirà a fine agosto, e nel medio tempo dai primi di luglio che li store online aspettano le prenotazioni. Anche noi qui a Radio Maria abbiamo aperto le prenotazioni di questo libro, che è un libro di teologia della storia, quindi lo troverete molto interessante. Ci sono anche diverse lettere con le mie risposte da parte vostra per approfondire tematiche che ci interessano molto, e quindi è un libro molto originale perché è fatto un po' insieme, diciamo. Man mano che andiamo avanti cerchiamo di mettere a fuoco le cose in modo da essere preparati, perché non c'è dubbio, cari amici, che la cosa peggiore che si possa fare è quella di far finta che succeda niente. Perché saranno proprio quelli che fanno finta che succeda niente che poi vanno a finire in fondo al pozzo. Meglio sapere bene prima quello che deve avvenire. Bene, allora, cari amici, chi vuole il libro Međugorje, il futuro di Dio, potete richiedere a Radio Maria, e sul WhatsApp WhatsApp è 031 610 610, telefonando a Radio Maria 031 610 600, o con l'indirizzo email info.it@radiomaria.org. potete anche, come vi ho detto, ordinarlo sul store online e anche ordinarlo alle librerie. Cari amici, per oggi abbiamo finito, fra poco ci sarà la catechesi sull'aldilà. Vi ringrazio per il sostegno che anche questo mese d'agosto avete voluto dare a Radio Maria, però insomma, abbiamo ancora una decina di giorni prima della fine del mese, e speriamo di che arrivino un po' di offerte, perché comunque, cari amici, agosto, come tutti gli altri mesi estivi, siamo andati un po' giù, e purtroppo la radio ha bisogno di essere sostenuta, però non mancano mai le persone generose. Grazie di cuore.